Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarisci ogni mia infermità nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi. Via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via, venga il mio aiuto, chi gli schiaccio il capo, la Vergine Maria. Via da me, via da me. Agisci in me con potenza, armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me. Grazie a tutti.
dal primo volume del Libro di Cielo, capitoli 25 e 26. Le prove di Luisa contro i demoni e il modo per vincerli. Tutto era orrore per me. Quell'amore che prima sentivo in me, ora me lo vedevo convertito in odio atroce. Che pena di non poterlo più amare. Mi straziava l'anima il pensare che quel signore che era stato tanto buono con me, ora vedermi costretto ad aborrirlo, a bestemmiarlo, come se fosse il più crudele nemico. Il non poterlo guardare neppure nelle sue immagini, che al solo guardarle, al tenere le corone fra le mani, baciarle, mi venivano tali impeti di odio e di tanta forza, che farle mettere tutto in pezzi era lo stesso. E delle volte facevo tanta resistenza che la natura tremava da capo a piedi. Oddio, che pena amarissima. Io credo che se nell'inferno non ci stessero più pene, la sola pena di non poter amare Dio formerebbe l'inferno più orribile. Molte volte il demonio mi metteva innanzi le grazie che il Signore mi aveva fatto, ora facendomele vedere come se fossero lavori della mia fantasia, e quindi mi incitava a poter menare una vita più libera, più comoda. Ed ora come vere? E mi rimproveravano col dire: questo è il bene che ti voleva, questa è la ricompensa che ti ha lasciata nelle nostre mani, sei nostra, per te tutto è finito, non c'è più da sperare. E nell'interno mi sentivo gettare tali impeti di sdegno contro il Signore e di disperazione che parecchie volte, essendomi trovata qualche immagine fra le mani, era tanta la forza dello sdegno che le ruppi, ma mentre ciò facevo piangevo e la baciavo, ma non so dire come, ero costretta a farlo. Ora chi può dire lo strazio dell'animo mio? I demoni facevano festa e se la ridevano. Chi faceva rumore da un punto, chi dall'altro. Chi strepitava, chi m'assordiva coi gridi dicendo: vedi come sei nostra, non ci resta altro che portarti all'inferno, anima e corpo. E poi lo vedrai che lo faremo. Delle volte mi sentivo tirare, ora le vesti, ora la sedia dove stavo inginocchiata. E tanto lo muovevano e strepitavano che non potevo pregare, delle volte era tanto il timore che credendomi di dover liberarmi, me ne andavo a coricarmi nel letto, siccome questi fracassi succedevano la maggior parte della notte, ma anche là mi seguivano col tirarmi il cuscino e le coperte. Ora, chi può dire lo spavento, la paura che ne provavo? Io stessa non sapevo dove mi trovavo, o sopra la terra o nell'inferno. Era tanto il timore che davvero mi portassero con loro nell'inferno che gli occhi non si potettero più chiudere dal sonno. Stavo come uno che tiene un crudele nemico che ha giurato che a qualunque costo gli deve togliere la vita. E questo lo credevo che mi doveva succedere al primo chiudere degli occhi. Quindi mi sentivo come se uno mi mettesse una cosa dentro, in modo che era costretto a tenerli spalancati per vedere quando mi dovevano portare. Chissà, potessi farmi forza ed oppormi a ciò che volevano fare. Quando mi sentivo sollevarmi i capelli sulla mia testa, uno per uno, un sudore freddo per tutta la persona che mi penetrava fino nelle ossa e mi sentivo disgiungere i nervi e le ossa uno per uno e dibattevano insieme per la paura. Altre volte mi sentivo incitare a tali tentazioni di disperazione e suicidio che qualche volta, essendomi trovata vicino al pozzo oppure a qualche coltello, mi sentivo tirare a menarmi dentro oppure a prendere il coltello e uccidermi. Ed era tanta la forza che dovevo farmi per fuggire che mi sentivo pena di morte e mentre fuggivo me ne sentivo venire appresso e mi sentivo suggerire che per me era inutile il vivere dopo aver commesso tanti peccati. Il Dio mi aveva abbandonata perché non ero stata fedele. Anzi, mi vedevo che avevo fatto tante scelleratezze che mai anima al mondo aveva commesso, quindi per me non c'era più niente misericordia da sperare. Nel fondo dell'animo mia mi sentivo ripetere: come puoi vivere, nemica di Dio? Sai tu qual è quel Dio che hai tanto oltraggiato, bestemmiato, odiato? Ah, quel Dio immenso che dappertutto ti circondava e tu sotto i suoi occhi stessi hai ardito ad offenderlo. Hai perduto il Dio dell'anima tua. Chi ti darà più pace? Chi ti libererà da tanti nemici? Era tanta la pena che non facevo altro che piangere. Delle volte mi mettevo a pregare, i demoni per accrescere il mio tormento me li sentivo venire sopra, che chi mi percuoteva, chi mi pungeva e chi mi soffocava la gola. Una volta ricordo che mentre pregavo mi sentii tirare i piedi da sotto la terra, aprirsi ed uscire le fiamme ed io vi sprofondavo dentro. Fu tale lo spavento e il dolore che rimasi mezza morta, tanto che per riavermi da quello stato vi venne Gesù Cristo e mi rincuorò, mi fece capire che non era vero che avevo messo la volontà ad offenderlo e che io stessa lo potevo conoscere
dalla pena amarissima che ne sentivo, che il demonio era un bugiardo e che non dovevo dargli retta, che per ora doveva avere pazienza a soffrire quelle molestie e che poi doveva venire la pace. Così succedeva di tanto in tanto, quando proprio giungevo agli estremi, e delle volte per mettermi più aspri tormenti. Nell'atto di quel conforto l'anima si convinceva, perché innanzi a quella luce è impossibile che l'anima non apprenda la verità, ma dopo che mi trovavo nella lotta, mi trovavo allo stesso stato di prima. Mi tentavo ancora a non fare la comunione, persuadendomi che dopo aver commesso tanti peccati era una baldanza andarvi, e che se ardivo non Gesù Cristo sarebbe venuto, ma il demonio, e che tanti tormenti mi avrebbe dato, che mi avrebbe dato la morte. Ma però l'ubbidienza la vinceva. È vero che delle volte soffrivo pene mortali, sicché a stento potevo riavermi dopo la comunione, ma siccome il confessore voleva che assolutamente la facessi, non potevo fare diversamente. Sicché ricordo che parecchie volte non la fece. Ricordo pure che delle volte mentre pregavo la sera, i demoni mi smorzavano la lampada, delle volte emettevano ruggiti tali da fare spavento. Altre volte voci flebili, come se fossero moribondi, ma chi può dire tutto ciò che facevano? È impossibile. Quindi questo duro cimento, sebbene non ricordo tanto bene, durò 3 anni, ma però aveva i giorni e le settimane di intervallo, non che cessarono del tutto, ma si incominciarono a mitigare. Ricordo che dopo una comunione il Signore mi insegnò il modo che dovevo fare per metterli in fuga, ed era il disprezzarli e non curarli affatto, e che dovevo farne quel conto come se fossero tante formiche. Mi sentii infondere tanta forza che non mi sentivo più quel timore di prima. E facevo così. Quando facevano strepiti, rumori, gli dicevo: si vede che non avete niente da fare e che per passare il tempo state facendo tante sciocchezze. Fate, fate, che poi quando vi stancherete la finirete. Delle volte cessavano, altre volte tanto si arrabbiavano e facevano più forti rumori. Me li sentivo vicino facendosi più forti e violenza di dovermi portare, sentivo la puzza orribile, il calore del fuoco. È vero che nel mio interno sentivo un certo brivido, ma mi facevo forza e gli dicevo: bugiardi che siete. Se ciò fosse vero, dal primo giorno l'avreste fatto, ma siccome è falso, e che non avete nessun potere su di me se non quello che vi viene dato dall'alto, perciò canta e canta, e poi quando ti stancherai creperai. Se poi facevo lamenti e gridi, gli dicevo: che non avete avuto acconti oggi? Ossia, vi è stata tolta qualche anima che vi lamentate? Poveretti, non si sentono bene. Ma però voglio pure io farvi lamentarmi un altro poco, farvi lamentarvi un altro poco. E mi mettevo a pregare per i peccatori oppure a fare atti di riparazione. Delle volte me la ridevo quando incominciavano a fare le solite cose e gli dicevo: come posso temervi, razze vili? Se foste esseri seri, non avreste fatto tante sciocchezze. Voi stessi non vi vergognate, non vi fate prendere a burla. Se poi mi tentavano di bestemmio o di odio contro Dio, gli offrivo quella pena amarissima, quella forza che mi facevo, che mentre vedevo che il Signore meritava tutto l'amore, tutte le lodi, ed io ero costretto a fare il contrario, in riparazione di tanti che lo bestemmiano liberamente, che neppure si ricordano che esiste un Dio, che sono obbligati a riamarlo. Se mi incitavano a disperazione, nel mio interno dicevo: non mi curo né del paradiso né dell'inferno, quel che mi preme è di amare il mio Dio. Questo non è tempo di pensare ad altro, anzi è tempo di amare quanto più posso il mio buon Dio. Il paradiso e l'inferno lo rimettono nelle sue mani. Lui, che è tanto buono, mi darà quel che a me più conviene, mi darà un luogo dove posso più glorificarlo. Mi insegnò Gesù Cristo che il mezzo più efficace per fare che l'anima restasse libera da ogni vana apprensione, da ogni dubbio e da ogni timore, era protestare innanzi al cielo, alla terra e agli stessi demoni di non voler offendere Dio anche a costo della propria vita, di non voler acconsentire a qualunque tentazione del demonio. E questo appena che l'anima avverte che la tentazione, se può, nell'atto della battaglia, ed appena che si incomincia a sentire libera, ed anche nel corso del giorno. Facendo così l'anima non perderà tempo a pensare se si sia o no consentito, perché il solo ricordarsi della protesta già le restituirà la calma. E se il demonio cercherà di inquietarla, potrà rispondergli che se aveva intenzione di offendere Dio non si protestava il contrario, e così resterà salva da ogni timore. Ora, chi può dire la rabbia del demonio, che tutte le sue astuzie riuscivano a sua confusione, e dove credeva di guadagnare ci perdeva, e che delle sue stesse tentazioni e artifici l'anima se ne serviva come poter fare atti di riparazione d'amore al suo Dio facendo in questo modo? L'altro modo che mi insegnò a non scacciare le tentazioni era il seguente:
Se mi tentavano di suicidio, io dovevo rispondere: non ne avete nessun permesso da Dio. Anzi, a tuo dispetto voglio vivere per poter più amare il mio Dio. Se poi mi percuotevano e mi battevano, io mi dovevo umiliare, inginocchiarmi e ringraziare il mio Dio che ciò succedeva, in penitenza dei miei peccati. E non solo, ma offrire tutto come atti di riparazione a tutte le offese a Dio che si facevano nel mondo. Finalmente, una brutta tentazione che mi durò poco fu che, al contatto continuo di circa un anno e mezzo di così brutti demoni, io dovessi uscire incinta e partorire poi un piccolo demonio con le corna. La fantasia si allevava così che io mi vedevo innanzi una confusione orribile e quel che si sarebbe detto di me per così brutto avvenimento. Ecco, oggi la lettura si è protratta un pochino, però questi due capitoli un po' lunghi andavano letti insieme. Come sempre, questa è un'esperienza straordinaria, quella che vive Luisa. Quindi i demoni li vedeva realmente, le tentazioni le sentiva realmente, quindi è qualcosa di inimmaginabile per noi e di molto forte. Tuttavia, come già notato per altre situazioni, ciò che a Luisa accadde in forma più violenta e straordinaria è anche il modo, purtroppo, con cui il demonio tenta comunemente coloro che vivono nelle grazie ordinarie di Dio. E il modo con cui Luisa reagisce sotto insegnamento di Gesù è il modo in cui dobbiamo imparare a reagire anche noi. E quindi adesso ci accingiamo a riflettere su quello che abbiamo ascoltato. La prima cosa che noi dobbiamo sempre considerare è che il demonio è un cane in catena. Quindi, se Dio gli consente di avvicinarci e di tentarci, è perché nella sua mente, come abbiamo già visto nella meditazione di ieri, ciò possa andare a suo scorno e nostra edificazione. Questa è la prima cosa. Quindi, e ricordare il modo con cui ci si prepara e si affrontano le tentazioni, sempre la meditazione precedente. La preghiera, l'ubbidienza al Padre spirituale, che l'abbiamo visto con la comunione, e il coraggio. Ecco, le tentazioni del demonio sono sempre poi le solite, no? Allora, numero uno, persuadere la persona che quello che vive sia un'illusione. Questo chiaramente per quanto riguarda le cose straordinarie è un pochino più facile. Ma questo vale anche per le cose ordinarie. Possiamo per esempio dire: ma che cos'è questa divina volontà? Ma che cos'è che mi sto mettendo a fare nella mia vita? Ma chi mi credo di essere? Ma che sono tutte ste messe? Ma tutti sti rosari? Ma non ci servono tutte queste cose qui? Ecco, a noi comuni mortali capita in questo modo. Oppure la disperazione per cose presunte o magari qualche volta anche vere. Con tutte le grazie che hai ricevuto ti comporti ancora così, quindi per te non c'è più speranza. Oppure, ecco, hai visto, ti sei messo tanto vicino al Signore, hai avuto tanto a Lui e adesso ti trovi nelle nostre mani. Questo dipende dal fatto che Lui ti ha abbandonato perché sei stato indegno e adesso stai nelle nostre mani e noi ti porteremo alla rovina. Io invito, insomma, chi ascolta queste meditazioni a interrogarsi e a ricordare se pensieri del genere si sono mai affacciati nella nostra acqua. La cosa più brutta sono i pensieri di odio e di avversione verso il Signore, che vedete addirittura in alcuni momenti veementi, e questo è un grande mistero, portano Luisa a compiere dei gesti che mai farebbe, no? La forza dello sdegno rompe le immagini. Ma mentre ciò facevo, piangevo e la baciavo, ma non so dire come ero costretta a farlo. Ecco, qui la tentazione diventa, assurge ad un'altra categoria, diciamo così, che diventa vessazione. E grande mistero questa permissione divina. Evidentemente però quando si agisce in quel modo, cioè quindi sotto un impeto così violento del demonio, non si è evidentemente responsabili
degli atti che si compiono, no? E questa è una bruttissima tentazione. Questa è una grande prova che il Signore dà. Perché poi l'anima deve essere capace, quando rientra in sé, che dice: hai visto? Hai rotto le immagini. Ah, bene, guarda che hai fatto. Ti deve essere capace, ecco perché poi il Signore insegna quella tecnica di combattimento, di dire: io non ho rotto nessuna immagine, non volevo farlo, e quindi le mie mani sono state pilotate da altro pilota, e quindi io non ho nessuna colpa, perché è la verità. E questa è una cosa abbastanza straordinaria, generalmente questa a noi comuni mortali, almeno che io sappia, non se ne trova neanche, diciamo così, un analogato, no? Poi ci sono le tentazioni di suicidio, e oppure di disperazione, nel senso di dire, si comincia a inventare che tu stai in stato di peccato mortale, che chi lo sa che cosa hai fatto, cose di questo genere, che per te non c'è più speranza. E questa è una tentazione, diciamo così, più straordinaria che ordinaria, nel senso che prende più alle persone che hanno doni straordinari, che non comuni, può succedere a tutti, anche a noi. Il suicidio è l'atto satanico per antonomasia. Noi, purtroppo, quando feci tanti anni fa il corso sulle catechesi sulla musica rock, si vede come purtroppo tantissimi cantanti sospetti, insomma, di satanismo sono morti suicidi. Il suicidio è proprio l'atto, è uno degli atti satanici per antonomasia, no? Perché numero uno è la soffreggio a Dio che gli si toglie la signoria della vita, e secondo è l'atto di culto al demonio per antonomasia, no? Perché togliersi la vita significa implicitamente offrirla al diavolo. Ecco, e anche se noi sappiamo, anche la Chiesa ci insegna, insomma, che non dobbiamo giudicare i casi, diciamo, in cui il suicidio avviene come un atto disperato, quindi non questi casi, però quando è l'ultimo atto di una progressiva, diciamo così, presa possesso del demonio, della nostra anima, colpevole ovviamente, lì è un problema, perché lì diventa veramente un atto satanico al 100%, ed essendo l'ultimo c'è molto da temere per la sorte, insomma, dell'anima. Ovviamente in queste circostanze spero di essermi spiegato bene, no? E poi ci stanno le altre forme vessatorie, quindi capite, questo è un misto tra tentazioni e vessazioni, tipo gli strepiti, gli urli, il tirare nel letto, le botte, o il sollevarsi i capelli, o cose di questo genere, no? L'altra cosa è il terrore dell'inferno, quindi è il timore di potervi precipitare. Ecco, queste sono le tipologie, oppure i fastidi, questo capita anche a noi, e durante la preghiera, certo, forse a noi non ci sale sopra il demonio, non ci mena e non ci sentiamo pungere, però quando siamo sotto tentazione, abbiamo già visto, la prima cosa che il demonio attacca è la preghiera, per farci smettere di pregare. Ecco, due cose da notare. Quindi, primo, gli atti inconsulti, qui si parla però soltanto di tentazioni straordinarie, compiuti sotto effetto di questo genere straordinario, di tentazioni al confine con la vessazione, non rendono l'anima responsabile davanti a Dio. E vediamo che il Signore, quando vede che sta proprio al limite, interviene. E interviene per dire semplicemente una cosa. Uno, confermare le buone disposizioni dell'anima. Quindi ricordare che se non c'è la volontà di offenderlo, non c'è nessuna offesa. Come diceva San Tommaso d'Aquino, il peccato si trova nella volontà. Se io preferirei morire piuttosto che fare un solo peccato volontario, non devo temere. Secondo, che il demonio è un bugiardo, quindi tutte le cose che dice sotto tentazioni sono tutte menzogne. Ecco perché col demonio non bisogna mai parlare. Questo è un sottinteso che Gesù spiega quando dice, insegna a Luisa a reagire
Ma col demonio non ci si parla, non ci si deve ragionare. Se l'avessero compresa questa elementare verità i nostri progenitori, il libro della storia umana sarebbe stato un altro libro. Perché quando il serpente è andato, dice: è vero che voi dovete mangiare, non potete mangiare niente, tutti gli alberi del giardino, lì non bisognava, chi sei tu? Aria, io con te non ci parlo. Finito. Sarebbe stata la fine di tutto, prima ancora che cominciasse. Che vuoi tu? Io con te non ci parlo. Finito. Perché se col demonio ci comincia a ragionare, dice: no, 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 veramente noi possiamo mangiare tutti di tutto tranne che di uno, perché se mangiamo quello staremo male. Starai male, ma quando mai? Ma che dici? Starai benissimo, starai, e poi Dio è geloso di te, con quello diventi come lui, diventi libero, autonomo e indipendente. Lui ti vuole soggetto, schiavo. Dov'è la libertà? È apparente. Fai quello che devi fare tu e poi vedrai, sì, come ti senti libero. È come non sarai più un pupazzo nelle mani di Dio, ma sarai un piccolo Dio veramente, altro che la divina volontà. Questo è quello che disse la serpe. E una volta che purtroppo il demone acquisisce potere, essendo molto più astuto e molto più intelligente di noi, poi diventa quasi impossibile vincerlo. Ecco perché non si parla con i demoni. Non si parla. Per quanto poi riguarda la Santa Comunione, noi per quanto riguarda la Santa Comunione, ecco, è sempre bene che se ci avessimo tentazioni di questo genere, stiamo al prudente consiglio di un buon direttore spirituale e ci atteniamo a quello che ci dice. Senza fare pensieri. A quei tempi, sapete, i tempi in cui Luisa scrive, ancora c'era la consuetudine, a mio avviso non troppo frettolosamente da accantonare in soffitta, di fare la comunione su licenza e su permesso del confessore. E questa era una cosa molto molto tassativa, vincolante, quindi se il confessore dice di farla la fai, se il confessore dice di non farla non la fai, fine del discorso. Ecco, e quindi lei poteva rifugiarsi nell'obbedienza. Ora veniamo alla parte più importante. Ecco, che cosa si fa con i demoni? Bisogna disprezzarli e non curarli affatto. Cioè, a Roma si dice non mette filo proprio. Quindi, certo, la loro presenza è fastidiosa, d'accordo? Le loro chiacchiere, i loro cattivi pensieri. Noi cerchiamo sempre di fare il passaggio dallo straordinario all'ordinario, che ci instillano nella mente, sono brutti, sono fastidiosi. Ma non bisogna tirarsi di proprio, e mentalmente li si può anche prendere in giro. Non ci avete niente da fare. Volete star a perdere tempo qua? Buon divertimento, tanto io non me te filo proprio. Quando te sarai stancato te ne andrai. Ecco, vedi, se sentiamo che cosa dice. Se quando facevo così delle volte cessavano, perché il demonio non tollera di essere disprezzato e di essere ignorato, è superbo, meno che mai da una povera creatura come noi, che siamo veramente miserabili, peccatori e piccoli, no? Oppure delle volte faceva più, sbraitava di più, a seconda di come gli piglia. Ma se sbraita di più, peggio per lui. Bellissimo, no? Canta e canta, e poi quando ti stancherai, creperai. D'accordo? Bugiardi che siete. Ecco. Oppure quando sbraitano troppo, dice: che è successo? Che ha fatto? Che te fa male? Ti stava strappata qualche anima oggi? Mo ci penso pure io, mo va. Mo facciamo un po' di penitenze e offriamo un po' anche della sofferenza che mi date per convertire qualche peccatore, così strilli un altro po'. Addirittura delle volte me la ridevo quando incominciavano a fare le solite cose, quindi capite, è vero che quest'anima ha fatto anche delle cose, insomma, in consulte, in preda alle tentazioni trattino vessazioni, però è anche vero che ha combattuto da eroe. Me la ridevo quando incominciavano a fare le solite cose,
Dice, ma come posso temervi, razze vili? Noi non dobbiamo avere paura di questi qui, eh. Se foste esseri seri, non avreste fatto tante sciocchezze. Cioè, il demonio è l'essere più disprezzabile che esiste in tutto l'universo. Perché più sciocco di lui, mi veniva di un'altra cosa, ma meglio non dirci, cioè più senza cervello di lui, non esiste. Cioè, si è andato a mettere in testa che doveva ribellarsi a Dio e doveva diventare uguale a Dio e doveva andarsi ad opporre ad una volontà. Ma chi si può opporre alla divina volontà? Ma chi? D'accordo? Chi? Certo, abbiamo la facoltà di farlo, ma è una pazzia proprio assoluta, capito? Cioè, se c'è un pazzo furioso da legare da manicomio, è lui. Che poi, tra l'altro, a differenza di noi, siamo stati presi da lui, che è un vigliacco con l'inganno, con la tentazione. Ma se leggete San Tommaso d'Aquino, i demoni lo sapevano cioè sapevano le conseguenze del loro peccato, cioè sapevano che non c'è storia, capito? Non puoi rovesciare l'ordine voluto da Dio e che se avessi fatto questo ti saresti autocondannato a perenne infelicità e tra l'altro che la loro condizione in quanto angeli sarebbe stata irreversibile, sarebbe stata quindi una sofferenza infinita e l'hanno fatto lo stesso. Cioè, poi pensa, cioè, Gesù dice nel Vangelo se si dice stupido se uno sarà sottoposto al Sinedrio, no? Ma la Bibbia dice anche che usa il termine stolto, ma si può essere più stolti di così? Più stolti di così si può essere? Cioè, un essere umano che si dà la zappa sui piedi, noi lo teniamo come dobbiamo tenerlo per squilibrato, per sciroccato, per fuori di testa, per scemo. Ma questi ne sono, che hai capito? Ecco perché stargli dietro, assecondarli, cioè, capite? Non c'è la cosa più folle che si possa fare, inimmaginabile. Cioè, ma chi te conosce a te? Ma che vuoi? Ma vedi, dannattene, ma chi sei? Capito? Lui, se leggete gli esorcismi, io sono il re, io qua, io sono Dio, comincia di tutte queste cretinate qui, ma non è nessuno, non è, capite? Cioè, chi esce dalla volontà di Dio è il non essere, è il nulla, è l'essere più disprezzabile di tutti. Io a te non te calcolo proprio. Il Signore ti permette di fare un po' dei de baldori, sfogate pure, dai, tanto dopo avrei finito. E ecco il segreto, quindi. Primo segreto, non disprezzarli, disprezzare non curarli affatto. Secondo segreto, tanto io, i peccati che tu, io non li faccio i peccati volontari. E poi non bisogna farli. Capite? Non bisogna assolutamente farli, meno che mai in quei momenti, non bisogna farli di nessun tipo. E abbiamo la facoltà e la possibilità di non farli nemmeno quando siamo massacrati, perché la facoltà del libero arbitrio rimane intatto, il demonio non può costringerci a fare nulla. Nelle forme estreme di vessazione, come abbiamo visto, e questa è una permissione divina, può portarci a fare dei gesti inconsulti, sì, perché il Signore permette di giungere fino a questi estremi, ripeto, perché per formazione dell'anima, capite? Cioè perché l'anima deve capire che quando non c'è la volontà, il peccato non c'è. È chiaro però che se è diverso, no? L'anima percepisce questo qui, cioè quando sta agendo sotto impulso di coazione invincibile o quando sta facendo una cosa che pur sotto tentazione c'è un consenso della volontà. E questo lo devi imparare per forza a discernere. D'accordo? Altrimenti diventa un problema continuare a camminare. Questa è un'esperienza che, specialmente quando poi si entra in questi campi straordinari, è indispensabile farla. E per stare tranquilli bisogna fare questa dichiarazione. Io volontariamente Dio non lo offendo e farò di tutto per non compiere nessun atto di acconsentimento volontario a nessun tipo di peccato. Ok? Fare tutto questo qui significa liberarsi dalle sue grinfie e crescere. Ecco, certo.
La presenza del demonio è un tormento, per cui non per niente il Signore ci ha fatto dire nel Padre nostro liberaci dal male. Liberaci dal male, voi sapete che secondo i padri della Chiesa è da interpretare in questo modo. Punto primo, tieni lontano il demonio da noi, d'accordo? Che sarebbe assai meglio. Ma punto secondo, qualora la tua divina volontà reputi buono per noi farlo avvicinare e sottoporci a queste torchiate, dammi la forza di non acconsentire mai a nessuna tentazione. Del resto anche Gesù è stato tentato dal demonio, no? E non una volta sola. Io ricordo, c'è un'altra mistica italiana, la cito, insomma, dico tranquillamente il nome, non c'è nessun problema, che è Maria Valtorta, che quando racconta l'episodio della tentazione di Gesù nel deserto, poi Gesù fa il commento catechetico, no? E dice, allora, la prima cosa, quando arriva il demonio non bisogna agitarsi, né alterarsi, né cominciare a sbuffare, perché la sua presenza è fastidiosa, d'accordo? Guardate come ho fatto, io non mi sono scomposto per niente, d'accordo? Gli ho risposto per le rime, opponendo alle sue bugie la parola di Dio. Fine. Gesù poteva fare questa cosa qua. Noi non ci dobbiamo parlare, d'accordo? Noi no, non ci dobbiamo parlare, e se ci parliamo è per disprezzarlo e per dirgli che può stare a suonare tutte quante le trombe che vuole. Ma tanto io Dio non lo offendo. Fine. Fine della discussione. E comunque bisogna conservare la calma. Perché? Perché se quella è l'ora che Dio permette, e Dio la permette, questa qui, ci darà insieme alla tentazione, come dice San Paolo, tutti gli aiuti e tutta quanta la forza necessaria per combatterla e vincerla e uscire da essa come è nella sua volontà. Più forti e più radicati nella virtù e nel bene di prima. O Divina Maria, nel canto che ho introdotto questa meditazione abbiamo sentito, vieni il nostro aiuto tu che gli hai schiacciato la testa a Satana. Ecco, sii sempre tu il nostro conforto e la nostra speranza. Con te nel cuore e al fianco non dobbiamo assolutamente temere questi nostri nemici. Invocare soltanto il tuo nome e quello di Gesù è già metterli in fuga. Aiutaci, ecco, a fare in modo che qualunque siano le forme di tentazioni che ci dovessero assalire, per chi dovesse vivere esperienze intense e anche eventuali forme di vessazione, non ci turbino, non ci alterino, possano essere da noi vissute come Gesù vuole che le viviamo, quindi come momenti di crescita e rafforzamento nella fede e nella virtù. E di grande purificazione. La tua divina e materna bontà, o Madre, ci precede sia sempre al nostro fianco nel combattimento contro lo spirito del male. Ricordiamo soprattutto, non soltanto ecco, le varie forme di tentazione, che è importante ricordarle e conoscerle, ma anche le due indicazioni fondamentali per vincerle. Non filarsele proprio e protestare significa dichiarare davanti a Dio e davanti a loro che piuttosto che offendere volontariamente Dio sarei pronto a morire 1.000 volte. E questo ci porrà al sicuro da ogni pericolo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.